Grazie. Ma allora, anche io un pochino sono, come dire, sbigottito anche da questa, non lo so, sinceramente penso che allora, questa è sicuramente una rivoluzione. È una rivoluzione nel senso che si passa da carta a multimediale. C'è stata la scommessa politica di questa roba. Ora, nel momento in cui c'è la scommessa, si fa fino in fondo. Ed è questa la ratio del fatto che io non riesco a capire tutto questo, questa volontà di avere i documenti cartacei. Perché se si fa la scommessa sul sistema informatico, allora, ti faccio un esempio, invece che scrivere direttamente sulla delibera, c'hai il tuo computerino, ti guardi la delibera, ti prendi un foglio di carta e ti segni i punti in cui vuoi dire qualcosa o meno. Ma questo per dire che, non so come dire, bisogna semplicemente, abbiamo deciso di fare questa scommessa sull'informatizzazione del comune, sulla velocità, la grande velocità che gli strumenti multimediali ci danno, facciamo come consiglieri qualche sforzo, chi nell'imparare a usare lo strumento, chi a modificare un pochino le proprie abitudini nell'utilizzare gli strumenti finora adottati e nell'approccio ai documenti, e si va avanti, tanto più che appunto questa scommessa era stata decisa all'unanimità all'interno della commissione statuto, che è poi la conferenza dei capigruppo, all'unanimità, ripeto. Sulle altre questioni, sui costi, via dicendo, sinceramente io devo dire che ho trovato dei funzionari comunali estremamente preparati che hanno anche dedicato molto del loro tempo su queste cose, e io sinceramente li ringrazio perché hanno fatto un gran lavoro, e secondo me questo lavoro deve essere in qualche modo anche riconosciuto. Quindi non si può dire che le cifre sono sballate così a naso, perché ci sono state delle persone che ci hanno lavorato, hanno fatto dei preventivi, hanno fatto delle ricerche e hanno stabilito una certa cifra. Quindi secondo me è anche giusto rispettare il lavoro degli altri, perché pensare che si è sempre più bravi, sempre anche in cose che non sono la politica, ma è appunto il lavoro semplicemente di fare delle ricerche sul mercato e via dicendo, mi pare, come dire, quantomeno doveroso. Ecco, anche perché all'interno della conferenza dei capigruppo si erano fatte anche tutta una serie di discussioni sul fatto che appunto di quali strumenti erano meglio per il lavoro che dovevamo fare. Bom, quindi sostanzialmente vogliamo riassumo l'intervento in: rispettiamo il lavoro dei funzionari che hanno lavorato su questa delibera, che hanno fatto le loro ricerche, che hanno speso del tempo e che sicuramente sono più informate di noi e soprattutto di chi ha letto la delibera gli ultimi 5 minuti, ecco. Seconda cosa, se facciamo una scommessa nella velocizzazione delle procedure del Consiglio Comunale, se facciamo la scommessa dell'informatizzazione multimediale, facciamola fino in fondo. Punto. Grazie. Ovviamente voteremo sì.